Ciao ragazzi, tutti sono Ian e bentornati in questo nuovo video di League of Legends. Allora, ieri abbiamo ricominciato con le League of Learning. Vi è piaciuta molto la strategia, il nuovo modo che ho usato per spiegarlo, ovvero all'inizio un 3-4 minuti di spiegazione spell dove vi faccio vedere le rune e vi spiego le possibili combo. Ieri Mundo combo non ne aveva, quindi è durato anche poco. E poi in game vi facevo vedere anche i counter con le statistichine di win rate. Molto carino, è piaciuto a tanti e quindi sono ufficialmente tornato a League of Learning. Vi l'avevo già detto, le farò 3-4 volte a settimana, non più 5 volte come prima, perché vorrei anche mettere dei game come questo, come io che gioco Zreal, perché Zreal è un campione che a me sinceramente diverte. Ma la gente che mi segue assiduamente in streaming sa che io lo odio. Perché lo odio? Perché Ezreal è un campione molto difficile, che se usato nelle mani sbagliate porta il team alla sconfitta assicurata. Perché se usato bene fa veramente tanti danni. Madonna quanto parla sta skin. Se usato bene fa veramente tanti danni e soprattutto è imprendibile. Se usato male, sapete cosa fa la gente quando usa male Zreal? Tira Q a random mentre la AD carry nemico spara come un matto e lui tira Q magari missandole pure. Quindi questo si traduce in AD carry che fa 0 danni. Ed è per questo che io odio avere Ezreal. Te stai zitto, biondino! Dicevo, è per questo che io odio avere Zreal in team, perché la maggior parte della gente non è capace di giocare. Ma quando trovi quel singolo giocatore che sa giocare, madonna, vieni perché è bellissimo. E io, non per vantarmi, ma penso di sapere come si gioca un Ezreal in modo da fare danni. E quindi ragazzi, dicevo, la programmazione di League of Learning sarà lunedì, mercoledì e venerdì. E forse anche il sabato, dipende se ho voglia di farle. Il sabato è facoltativo, ok? Poi ma magari le farò sempre di sabato, ma non si sa. Invece, martedì e giovedì voglio fare qualcosa di più simpatico, di più scazzoso, voglio giocare qualcosa che mi piace, ok? Qualcosa che mi piace, sempre però nello spirito del mio canale. Ovvero sempre divertendovi e spiegando un po'. Perché ci sta il momento professionale, la League of Learning, ci sta il momento scazzo. Perché comunque ho un pubblico vario, c'è chi piace una cosa, c'è chi piace l'altra. C'è anche chi piace quando flammo, ma ciò non accadrà perché ormai sono reformed, ragazzi, non flammo più. O meglio, o per meglio dire, poco. Che cazzo fa questa? Gianna! Ormai flammo poco, non sono più quella macchia da flame che era una volta. Alcuni diranno meno male, altri diranno peccato, perché alcune persone si divertivano quando io flammavo. Però tranquilli, non succederà più. 3 minutes later. Porco te! Non lo immaginate, no. Speriamo di no. Speriamo che questo Bard non mi faccia impazzire. Ma non sembra. Bard e Zreal è una combo abbastanza carina, perché siamo entrambi di carry da poke. Se io riuscissi a colpire una singola Q, siamo entrambi di carry da poke. Siamo entrambi campioni che fanno poke. Cosa vuol dire poke? Poke vuol dire che colpiamo da lontano senza farci colpire, ok? Punzecchiamo praticamente. Poke sarebbe punzecchiamento. Punzecchiamento di palle. Io ho messo il Cryptomancy perché su Zia si mette quello, perché deve scalare in fretta. Ma ehi. Ancora non sono riuscito a procarlo. Cioè, in realtà l'ho procato. Non con la Q, però. L'ho procato con gli autoattacchi. Oh, finally. Ho preso una pozione blu, quella che mi serviva. Grazie, RNG. Hop. No, avevo trovato il buchino. Volevo fare gol. Cioè, in realtà ho fatto gol. First blood dell'amico Fizz. Cioè, amico un cazzo, visto che è nemico. Ragazzi, sapete una cosa? Magari molti di voi non lo sanno. Ehi, oh stronzo, ma che io ti pesto, eh. Oh, cazzo. Ok, mi ha fatto un po' di male, ma tanto ho le pozioni, quindi non ci interessa. È worth perché ho le pozioni, vedete? E ho preso subito la sacca di soldi. Tanto io ho appena 850 gold. Appena 850 gold me ne vado. E vado a prendermi la tier. E quando prendo la tier posso spammare le spell come quando mi pare, quindi vedete. Opla. 22.000, non a 29. Lo so, lei è a farlo più di me. Ma comunque considerate sempre il fatto che io non sono un main AD carry. Aia. Considerate sempre il fatto che io non sono un main AD carry. Questa Sivir non sembra male. E quindi un po' il cazzo ce lo dà. Ma
Glielo daremo anche noi. Allora, andiamo back. Sempre se mi lascia andare back. Penso di no, però. Forse sì. No. Ah! Oh, porco due. Wait. Wait a second, amico. Amico Bard. Tanto la wave è messa bene. E io ho il TP. Lui non ha il TP, però. Allora, questo. Questo e basta. Tippiamo. Molte pozioni già ne ho. Ma va in culo, va. Questo non lo prenderò mai. Questo lo prendo. Questo faccio così. Questo faccio così. Questo faccio così. E ora vado a rompere i coglioni. Lo sapevo. Lo sapevo che c'era qualcuno. Non so chi ho stoppato. Spero di aver stoppato Sivir, ma non credo. Allora, se lui non pushasse, io potrei frizzarla, ma a quanto pare vuole pushare, quindi... Lasciamolo pushare, va? Va bene, va bene. Allora, c'è il cocomero qui? Non c'è il cocomero, però posso mettere una ward e soprattutto scoppiare questa, perché... Se io la scoppio, il jungle nemico non può usarla per... per gankarci. Chi è il jungle nemico, d'altro? Atrox! Se quello ci ganka... Comunque sì, avevo stoppato Sivir perché è arrivata dopo due ore. Stupida Gianna. Stupida Gianna. Ma Sivir dove cazzo è, raga? Ah, eccola qua. Ora posso permettermi di usare di più il mana, eh. Bard se ne può andare, tanto io sono Ezreal, quindi posso stare safe e farmare. Tranquillamente. Quasi tranquillamente. And mollami! Boomerang! Boomerang maledetto. Come fa Z-Top a vincere contro Jax? Non lo so, ragazzi. Z-Top è abbastanza schiavica come champion, però. A quanto pare. Quello deve essere un super... Quello deve essere un super... Jax Z-Top. Non lo so. Non devo troppo usare delle Q, eh. Cioè, ora ho la goccia, ma comunque ancora il mana lo spreco. Finché non ho la mura mana... Che molti la buildano dopo la Shin. Ma a me in realtà piace buildarla prima. Perché la goccia si stacca più in fretta. Faccio più danno, cioè più danno fisico. A me piace così. Ma noi abbiamo un jungler. Ah! Bello! Sì, ok, amico Twisted Fate. Hai gankato nel momento in cui avevo la wave sotto torre. Manco ce l'hai avvisato. Bene. Non faremo un cazzo qua. Loro lo sanno, cioè. Lo sanno, no? Lo sanno per forza. Poi non abbiamo manco Bard. Mate, mi stai rubando solo esperienza. Sappilo. Che cazzo c'è Atrox? Vabbè, Atrox non fa nulla. Non penso che morirà, eh. Cazzo è morto. Allora, bravo TF. La tua pazienza è stata premiata. Un bel VP, non te lo togli nessuno. Guarda, ti puoi prendere anche un po' di wave se vuoi. Sta arrivando il fizzerone, sta arrivando però, eh. No? They never know, la Mao. In effetti no, è stato strano. Io tiro la R perché sono intrappolati. Malachi. Scappa, Bard! Fuggi! Fuggi, bestia! No, back. Allora, ce l'ho questa... In teoria tra poco sì. Raga, a me piace di più. Magari sbaglio. Ma a me piace. Magari sbaglio. Ma a me piace prendere... Mi piace prendere questo. Ok. Ah, se vi state chiedendo perché ho i soldi in meno, è perché ho questa runa che si chiama... Mercato del futuro. Mi consente di fare un debito e di prelevare dei soldi che in realtà non avrei. A me piace. Tanto ora ho anche PCS di lei, quindi. Va bene, Zria, su. Ma come cammina? Col braccio così. Mi piace un botto skin di Zia. Tra l'altro, l'ho regalata a un ragazzo che ha vinto il giveaway. Perché non so se lo sapete, ma io in streaming. Ogni volta. Madonna, Zia si sta fidando. In streaming, io organizzo ogni giorno un giveaway. Se raggiungiamo una quota di sub, che sono 8 all'inizio, poi 16, poi aia. Sapete che dovrei essere abbastanza forte da fightarla ora, no? E quindi regalandogli una skin misteriosa, gli è capitato di Zria dell'Accademia. Che culo.
Io ho dovuto pagare. Oh, porca puttana. Ce la fai? Lasciate la cura. Mettiamo una ward qua. Secondo me posso vincere, amico. Se tu fai un bello stun. Se tu fai un bello stun, secondo me. Oh, questo è buono, eh. Ciao, anche l'Elisir. We win, Imo. Secondo me vinciamo. Mi sento forte. Trae ulti. Appena puoi provo la ultimate. La so che Sivir la blocca, però. Alla fine può bloccare una cosa sola, no? O blocca la ulti o blocca la Q, comunque. Ah, se ne sono andati? Ma che se ne sono andati? Non ha senso andarsene. Cioè, in realtà aveva anche senso. Minchia, sto Jax sta un po' intando, eh. Va bene, ci prendiamo la torre. Non male. Ci prendiamo la torretta, che tanta roba. Ricordatevi di staccare sempre l'attack speed con la Q di Ezreal, così da averlo al massimo. Con questa skin si vede un sacco perché c'è i capelli da Super Saiyan. Più o meno. A posto. Direi che abbiamo preso due intere placche di torre. Io sono molto avanti in CS. Ah, presa! No, non l'ho preso. Nope. Un'altra kill a Zed. Quello Zed sarà un problema per me. Quello Zed sarà problematico. Anche perché io non metterò il Gauntlet, ragazzi. Voglio fare la Trinity immediatamente. Io sono un fanatico della Trinity su Ezreal, ok? Mi piace avere la Trinity e non il Gauntlet. Ma sono fatto così. Magari sbaglio. Ah, raga, la smettete di morire? 1-3, 1-4. Insomma, siete un po' delle chiaviche. Almeno uno shutdown. Vai, Bard. Vai, Bard. Vai, Bard. Vai, Bard. Lo scudo non ce l'ho più. Vai, Bard. Ok. È buono. Accettiamo un flash. Accettiamo un flash. Oh, non ho più. Ah, peccato. L'avevo fatto apposta proprio per fargli sprecare lo Space Shield. Mannaggia me. Io avrei il TP, potrei andare back, prendere la Shin e tornare come nuovo, eh. Crimson Cobalt! Pum! Esploso! Basta, però basta, che secondo me arriva qualcuno. Molto bravo, Twisted Fate. Che bella l'ulti di Ezreal. Poi con questa skin ti fa sembrare veramente un cazzo di Super Saiyan. Andiamo back. Beh, io sono il mio... No, anzi, non andiamo back. Non andiamo back, tanto lei non mi può uccidere. Credo. Non mi può uccidere, vero? Metto una pozione che non sia mai. Ok, non mi può uccidere. Via! Molto bene, Fizz 4-0. Porca puttana, se sarà un problema per me. Però se ne gioco bene posso sia doggiare lui che doggiare lui. Credo che le Tabi sono costretto a farmele. Sì. Le Tabi sono veramente costretto a farmele, perché sennò Zed mi scopa. Cioè, e non solo Zed mi scopa. Ah, l'Eraldo. Quell'Eraldo andrà in top lane e saranno cazzi nostri. Ma porco. Porco chi so io. Infatti era al top lane. E Jax è morto un altro. Ma come fai? Ma sei che... Vabbè. Il Jax è imbecille, l'ho trovato io. Di solito è un mostro, Jax. Vabbè, la torre è andata. Prendiamo questa almeno, no? Anche se... Basta morire! Che palle! Una volta che gioco bene... Per una volta, io gioco sempre, non è vero. Vabbè. Oddio! Ho missato tutto, raga! Ho missato...
Che poi l'avevo appena detto, per una volta che gioco bene, rip. E poi ho detto, io gioco sempre bene. Proceed to fail everything. This one down, down. Ah, bene. E che possiamo fare? Almeno. Va bene, sì, verrà flashato. E anche ultato. Oh! No, cos'è sto surrender, maiali? Maiale! Maiale che non sei altro! Non surrendo solo perché tu hai perso. Ma pensa a te. Lui perde, io devo surrendare per la tua bella faccia di merda? Non penso proprio. Non è flame questo, eh. Cioè, lo è, ma è a voce, quindi non conta. L'importante è non flammare. Ma io devo andarmene. L'importante è non flammare a parole. In realtà io dovrei veramente mettermi Gauntlet per avere una possibilità di vincere. Vabbè, niente, ragazzi. Sono costretto perché i miei compagni fanno cagare. Solo per quello, altrimenti avrei fatto la Trinity. Ma ho bisogno del Gauntlet per potermi self-pilare. Perché comunque Bard può farmi del peeling, ma non è il miglior campione del mondo per farlo. Eppure avevamo anche una lane svantaggiosa e abbiamo vinto, quindi tanta roba. Sei sicuro? Ma che sta facendo TF? LOL! Hey mate! Flasha? Ok, muore. No, perché? Non ha senso andare a continuare. Oh madonna, raga. Ora muoio anch'io, guarda. Ho messo tra Q. Ok. Uff. Io lascio stare quel Fizz. Cioè, era troppo forzata quella cosa su di lui. Anche perché non so dove è Zed, ragazzi. Se Zed è furbo, è un minimo furbo. È tipo qua. Madonna, che sei scarso TF, però. Se Zed è un minimo furbo, arriverà qua. Io quindi me ne vado. E anche perché devo difendere. Devo difendere. Ce la fanno da solo, perfetto. Quasi quasi vado top lane. Tanto Jax è inutile, va. È il mio stesso livello. E io dovrebbe, lui dovrebbe essere tipo livello 12 a questo punto. Ok, Zed è là. Quanta roba c'hai, amico Zeddo? Tanta. Tanta. Ha due item incompleti. E anche cooldown reduction. This is gonna be a problem. Che brutto essere senza attack speed, cazzo. Ma ecco perché volevo la Trinity. Vabbè, ora faccio subito la Blade of the Ruined King. Non penso di poter tirare bene la R. Ora. Non l'ho preso. Ah, perché ha switchato. No! Che culo, meno male che ha tirato il pesce a fanculo. Che culo il pesce a fanculo. C'è qualcun altro che può rompermi il cazzo? In teoria no. Madonna, che casino, raga. Difficile carriere sti tizi, eh. No, il mio blu, il mio red. Vabbè, ok. Grazie al KS. Non posso aiutarti più di così. Non ti posso aiutare. C'ho la R tra poco, Ok. Non è servito a nulla. Madonna!
Arrivo. Vai, vai, vai. Ah! Nah, niente, non ce la facevo più. Peccato. Peccato! Ci sto provando in tutti i modi, raga. Ci sto provando in tutti i modi, veramente. Stai andando Z, vero? Stai andando Z. Ma devo andare! Tocchiamo. Voglio mantenere il mio primato di non morti. Di non morte, anzi. Ruin King. Anche se... No. Non Ruin King. Luden. Anche se potrei fare la Gunblade addirittura, ma il Luden è meglio. Ho bisogno di poccare più che fightare... A corto raggio, a medio raggio, anzi. Basta con sto surrender! Stop surrender! Play! Ape! Oh. Se lo merita, se lo merita! It's a vote! È la seconda volta che voti! Hai già rotto il cazzo! I'm not having fun. Per forza, sei una chiavica, fai schifo. Come fai a divertirti? No, Zed mi mangia. Zed mi mangia. Zed mi mangia. Mi mangi, Zed. Forse ti mangio io. Forse ti mangio io, eh. Ok. Qua c'è la pink, quindi sono sicuro. Sono anche livello 2. Madonna, Zed al 14. È tantissimo stare al 14. Ma la smetti? Ma continua a morire. Cioè, vabbè. Non da gold. Non da gold. Prima o poi diventerà Jax, no? È un Jax. Anche se fa schifo, prima o poi diventerà Jax. Oh, 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 oh. Ah, peccato. Non è arrivato. Unlucky. Peccato che non l'abbia preso. Era un bello shutdown. Ora ulta. Dovrei aver preso la direzione giusta. Yes! Mucho yes! Mucho nice! Però c'è Fizzbot. Ce la faccio... Non credo. Onestamente non lo so se ce la faccio a farmela 1v1. Top, finisce male. Mi spiace il tizio, posso fare solamente così. Non posso. Più di così non potevo fare. C'ho un po' di soldini, eh. Non mi prendi, vero? Che palle! Loro non hanno ulti globali, no. Non hanno ulti globali, per fortuna. La mia pink! La mia pinkozzola! Vai, abbiamo il Luden. Sarei tentato di farmi una zonia, quasi, ma... Per ora sto kaitando bene. Kaitare vuol dire che... Sparo e scappo. Sparo e scappo, sparo e scappo, così i loro combattenti corpo a corpo non mi raggiungono. Questo vuol dire che... Io ulto. Ma no... Vabbè, ho fatto male a quello lì, va. Almeno ho fatto male a quello lì. Basta, boys, basta. Vabbè, arrangiatevi, io dico basta. Voi volete continuare a tutti i costi. Poink. Bravo, ho detto. Ve lo dissi o non ve lo dissi? Ve lo dissi o non ve lo dissi? Signor. Io vorrei prendere questo, ma... Ok, l'ho preso. Qua serve la pink che ho buttato. Cioè, che mi hanno tolto. Vai, Jax, vai anche tu che sei uno scudo di carne, tanto. Ok, bravo. Ti useremo come un meat shield. Ehi, questi sono i miei pappagalli, come te permetti?
Come ti permetti, Aatrox? Vado, sono lentissimo, voglio attack speed. Ho solamente 1.10, 1.10 è troppo poco per me. Cioè 1.10 quando ce l'ho la Q staccata, eh. Quando non ho la Q staccata 0.79 è pochissimo. Certo, sparo la Q ogni secondo, letteralmente. Ma che roba? Pum, pum. Sembro in URF. Sembro in URF. Sembro in URF, letteralmente sembro in URF. Se colpisco sempre, ovviamente. Il cooldown si riduce se colpisci. Se non colpisci non si riduce una merda. Belli danni! Non riesco ad arrivarci. Oh, oh, no! Ok. Raga, onestamente sono veramente forte, eh. Ma non posso morire per colpa sua. Via, 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 via. Via, 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 via. Via, 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 via. Ok, abbiamo fatto una cosa di buono comunque. Ok. Io sono enorme. Devo carriare. Se fossi un meno di carri forse riuscirei pure a carriare. Forse. Ovviamente ho delle lacune, non essendo un main in questo ruolo. Vai Jax, ormai sei diventato Jax. Tu dovresti spittare e basta. Se lui spittasse e basta, probabilmente diventerebbe anche, sarebbe anche utile. Che forte è un parolone. Ah, vabbè, facciamo così, va. Ok. Sono praticamente full build. Cosa mi manca? Una Garden Angel mi manca. E poi sono a posto. E lei ha due item e basta. In teoria sono quelle, Zria che vorrei nel mio team. Con un team che non vorrei, però. Ah, pensavo andasse avanti. Raga, sono morto. Ma quanto lifesteal ha questo tizio? Il lifesteal di Dio. Il lifesteal di Dio. Non riuscivo a ucciderlo. Cioè, gli facevo danno e tornavo indietro. Sapete perché? Perché non abbiamo non ho l'execution del calling. Però o mi metto una cosa o mi metto un'altra. Che bello, raga. Sono morto io. Sono morti tutti. Questo è il problema di quando tu sei tanto, tanto fiddato. Non puoi fare un singolo errore. Perché se fai un singolo errore succede questo. E quello, questo qua era un mio errore. Perché il fight era brutto. Non avevamo visione. Bard ha ultato solamente Aatrox, che è il tank. Non dovevo andarci. Ho sbagliato io ad andarci, non dovevo. Certo, questo non giustifica la schifezza dei miei compagni, ma comunque ho sbagliato. E visto che ho sbagliato una volta, il game è andato. Che male. Quit messing around. In realtà non è ancora andato, però. È incredibile che nessuno di voi abbia qualcosa per ridurre le cure. Tipo Jarvan potrebbe averlo. Build Executioner Calling Someone. In teoria pure io dovrei averla, Ma io sono la di Care, devo fare danni. No more training wheels, I guess. Aatrox con sta cazzo di. Ma vieni qua? Sì, quando mai la prendo quella? Oh, ora ho un po' di attack speed, finalmente! Finally ho un po' di attack speed! Cioè, non più di tanto, ma almeno ne ho un po'. Red buff. Ci provo a pigliare la red buff, ma secondo me qua c'è qualcuno che mi aspetta. A parte che il drago è andato. Io non so nemmeno se usare la R per provare a stilarlo. Che poi potrebbero essere anche il barone loro,
Vabbè, l'ho capito, devo comprarmela io l'Execution, qua non se la prenderà mai nessuno, quindi facciamo soldi. Sarebbe bello avere una ward al bar. Ho sbagliato? Sì. Dove l'ho tirata? Ma dove l'ho tirata? Ma dove cazzo? Ma tu non lo stavano facendo? Ma poi dove l'ho tirata? Che non mi aveva beat of vision? What? Da dove cazzo è arrivato sto pesce? No. Il pesce dal nulla. Nascere live, l'ho visto, nascere live. Ok. Buona, già non l'abbiamo one shottata. Il pesce è arrivato dal nulla come un mostro marino. D'altronde è un mostro marino. Kaitiamo. Questo è kaitare, vedete? Hop, questo è kaitare. La definizione più pura del kiting questa. Sto finendo il mana, ma devo per forza far così, se no la wave ci arriva in base e perdiamo. Ok. Nessuno veramente ha buildato l'execution. Io dovrei farmi la Guardian Angel, no? Dovrei. Però sono costretto a perdere il mio slot per buildare una cosa che dovrebbero buildare gli altri. E che ci vuoi fare? Quando stai carriando, tutto è nelle tue spalle. Eppure ancora non basta. Serve a me. Se no, lui si refulla con la Death Dance. Lui si refulla a prescindere. Fizza 25 stacchine già. Fizza 12 kill. Fizza è un mostro. No, non ce la faccio. Devo tirarlo prima. Ecco, a posto. Ela, Peppa, a posto. È arrivato da qua dietro. Non ho messo una ward. Colpa mia anche qua. Per ora un po' distratto dal fatto che avevo perso il Baron. Vabbè, raga, io e Bardo abbiamo giocato da soli. Jarvan non è servito a nulla. Lui un pochino è servito a darci un aiutino botlane, ma... Peccato, ma la Bard era bravino. Tipo Shuriken. Madonna, come hai fatto a perdere? Come hai fatto a perdere? Come cazzo hai fatto che finish? Vabbè, però sono contento della performance del mio Ezreal. L'ho giocato bene, ragazzi, l'ho giocato bene. Ora andremo a vedere i danni fatti. E rideremo. Ora andremo a vedere i danni fatti e ci faremo una grassa risata, perché io so già. Io so già! Cioè, lo so già, capito? Lo so già chi ha fatto danni a chi no. So già che la barra della... ho preso anche S meno. So già che la barra del danno sarà un'impennata verso di me, ma è logico. Hai fatto meno danni del supporto. Ma vabbè. Vabbè, era una normal, dai. Nel normal si impara, è giusto così. Tanto guardate quante normal che ho fatto durante la mia carriera. Ne ho fatte quasi 4000. No, 4000. Ne ho fatte praticamente 4000, sì. Vabbè, ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo oggi alle 15 in live, come sempre. Ciao cari!